Roma, quindicesima puntata. Lasciamo Castel Sant'Angelo e lungo il passetto di Borgo, o per via della Conciliazione che ha sventrato Borgo Santo Spirito, ci dirigiamo in piazza San Pietro. Ecco, ho già iniziato la via della Conciliazione, l'avevo già tratteggiata nelle puntate precedenti. E adesso sposto i due fogli, quella del Gianicolo e quello di Castel Sant'Angelo, e inquadro il foglio bianco su cui andrò a tracciare il grande ovale di Piazza San Pietro. Poi faremo la Basilica di San Pietro. Iniziamo qui il grande colonnato. Le colonne doriche volute da Bernini. E dominate da tantissime statue di tutti i santi immaginabili e possibili. Facciamo l'altra parte. Cerchiamo di dare la forma ovale della piazza. Molto scenografica, come due grandi braccia che accolgono la cristianità in un abbraccio. La basilica inizierà poi grosso modo qui così. Mentre disegno il grande colonnato che serve al Papa per farsi sentire meglio dai fedeli, fischietterò "Ti sento" dei Matia Basar.
Eccoci qua, abbiamo quasi ultimato il ripetitivo colonnato da questo lato e da questo, poi lo ultimeremo completando questo lato, con tutti i santi, beh, non so se li ho fatti proprio tutti, sono 180 se non sbaglio, le colonne sono 200 e più di 200, 260, una quantità spropositata di colonne colossali, gigantesche. L'effetto doveva essere molto diverso quando si arrivava dalle viuzze del borgo in questo enorme spiazzo, oggi Via della Conciliazione, per quanto scenografica e grandiosa, in realtà ha un po' sfalsato l'effetto sorpresa che si doveva avere nella Roma barocca. Ecco, al centro facciamo l'immancabile obelisco portato da Eliupolis in Egitto. E nei due fuochi dell'ovale abbiamo due fontane gemelle che danno questo effetto di simmetria e di doppio che abbiamo già trovato, per esempio, in Piazza del Popolo, molto barocco. Qui poi animeremo con le persone. E scriviamo San in Vaticano, sottointeso. Nella prossima puntata faremo la Basilica. Arrivederci.